Con l'importante vittoria salvezza del Cagliari contro il Bologna è stato completato lo spezzatino valido per la 21ª giornata di A, un turno di campionato trasformato in spezzatino dal Covid. Alla Unipol Domus finisce 2-1 per gli isolani di Walter Mazzarri, che si portano a un solo punto dal quart'ultimo posto occupato dal Venezia e a 3 punti dallo Spezia, quint'ultimo. Secondo successo di fila per i sardi dopo 2-1 centrato a Marassi contro la Sampdoria nel giorno della Befana. Prima frazione di gioco senza reti, sul taccuino soltanto il palo colpito con un bel tiro destro dal 21enne difensore cagliaritano Bellanova. Nella ripresa al 54esimo sono gli emiliani a sbloccare il risultato con uno splendido calcio di punizione di Orsolini. Al 71esimo Favoletti pareggia in spaccate dopo 2 legni colpiti dagli ospiti. È Pereiro a segnare il gol della vittoria all'ultimo respiro, minuto 94. Dopo l'intervallo il vantaggio del Bologna con Orsolini che su punizione toglie la ragnatela all'incrocio dei pali che porta la difesa da Cragno, poi sale in cattedra Gaston Pereiro. Al 26esimo del secondo tempo il centrocampista uruguaiano mette forte in mezzo per la spaccata vincente di Pavoletti. La sconfitta fa rimanere comunque il Bologna al 12esimo posto con 27 punti, come il Verona